Al Palabeci di Pescara, Top 200 Abruzzo e Molise, un'occasione per imprese e imprenditori delle due regioni per parlare dei nuovi modelli di sviluppo economico sostenibile per le imprese del territorio. Si parla di sviluppo sostenibile delle aziende abruzzesi, ma quanto è importante contare di investire sulla sostenibilità? È importante perché le aziende si trovano di fronte a cambiamenti epocali. Negli ultimi 3 anni, dal Covid ad oggi, sono state tante le crisi che il mondo ha dovuto sostenere e la sostenibilità è uno dei fattori importanti che aiuteranno le aziende a trasformarsi. Se le aziende non si trasformeranno e continueranno a seguire la strada, diciamo, che hanno sempre seguito fino ad oggi, è probabile che per molte di loro non ci sarà un futuro operativo e finanziario sostenibile nei prossimi 10 anni. Questo è quello che emerge da un'analisi che PwC ha fatto su un campione di oltre 4.500 amministratori delegati nel mondo. Oggi siamo invece qui per fare uno studio economico, direi, perché si vengono a presentare le prime 200 aziende come fatturato dell'Abruzzo e del Molise. E ci sarà un convegno molto di valore, credo, che analizzerà anche grazie all'università e ai nostri partner, analizzeranno le aziende pregi e difetti nonostante al vertice. Cucinelli, si parla di sviluppo dei territori, ma ancora più importante è il fattore umano nelle aziende con l'ultima apertura nella zona di Penne nell'entroterra di Pescara. Beh sì, Pescara in questo caso Penne rappresenta per noi un maranello per le macchine, no? Quindi un luogo speciale. Se tu dici a qualcuno che quel capo è fatto a Penne, fa la differenza. Quindi vuol dire che c'è sapienza. Io credo che noi viviamo un bel momento, la nostra Italia. Viviamo un bel momento perché siamo i più grandi produttori al mondo di manufatti speciali, ma dobbiamo fare un grande cambiamento verso il lavoro operaio, perché certi manufatti molto speciali li possiamo fare solo con delle mani sapienti, che devono lavorare in luoghi speciali, avere un salario più alto e avere la luce dove si lavora, perché normalmente questo pare essere un piccolo problema, ma secondo me non lo è. Lavorare guardando il cielo non è la stessa cosa che lavorare con la luce elettrica davanti a un muro.